Angela Matassa e Giovanna Castellano per festa di compleanno. Io invito sul palco qui con noi, grande onore, no? Grande momento. Un personaggio straordinario. Abbiamo tra l'altro anche visto ultimamente al Festival di Venezia per un film che tra l'altro ha parlato anche della nostra musica e delle nostre terre, no? Sì, da dire tantissimo, perché veramente... Insomma, la invitiamo qui e quindi ce la vediamo insieme. Angela Luce! Sono onorata di essere qui. Grazie. E soprattutto onorata di premiare due care amiche. Sì. Che sono Angela Matassa e Giovanna Castellano. Doverose in qualità di vincitrici. Sì. Io voglio ringraziare innanzitutto a tutti quanti Angela che ci ha fatto, mi ha dato questo onore di ricevere le sue mani. Non sono grosse. Giovanna Castellano che ha scritto con me questo testo e che mi ha anche stimolato nei momenti forse un po' pigri. Io vado un po' soggetto a Patrizia. La giuria naturalmente, grazie a tutti, al presidente della giuria, ad Arnolfo che l'ha interpretato e l'ha diretto, al primo che l'ha prodotto, e sono felice di essere su questo palcoscenico, e la seconda volta che ricevo un premio qua è stato nel 2004 con Letti Disfatti, interpretata da Carlo Croccolo, quindi sono felicissima, spero di tornarci, posso tornarci solo come premiante o come premiata, in nessun'altra veste. Vorrei dedicare questo premio che ho ricevuto alla cultura. Naturalmente velocissima, scrivere un testo e vederlo rappresentato è stata già una grande gioia. Vederlo interpretato da Arnolfo Petri ha fatto che la gioia aumentasse. Vincere un premio è stato veramente quasi incontenibile, ma ricevere il premio da Angela Luce penso sia il massimo che si potesse chiedere. Grazie. Grazie per essere stata con noi. Signora Luce, due parole ce le vuole dire anche insomma su questa ultima esperienza cinematografica meravigliosa di cui si è tanto parlato e si parla ancora, no? Con il grande successo riscontrato anche allo stesso Cinema di Venezia. Sì. Cioè, la domanda era per il festival? Sì, io non posso raccontare molto del festival, dell'ultimo festival di Venezia. L'ho detto anche quando sono stata ospite di Marzullo in cinematografo. Io ho il ricordo bellissimo del famoso tappeto rosso, perché ho avuto il grande onore e il piacere di partecipare, non fuori concorso, come purtroppo abbiamo partecipato con passione del film di Turturro, del quale io faccio parte. E sono andata con Pupi Avati in concorso e abbiamo percorso il famoso tappeto rosso, certo. Abbiamo camminato, è stata un'emozione straordinaria con questa folla di pubblico, applaudiva, cioè. E purtroppo questo film è stato proiettato in un'altra sede perché era un documentario, quindi non ho attraversato il tappeto rosso. È mancata l'emozione del tappeto rosso. Ma lei è una grande, quindi amen. Sicuramente. Comunque è sempre un'emozione.
recita un Merletto. Un'emozione continua. E poi mi sono emozionata lo stesso perché è avuto un grande successo. Certo, anche noi siamo emozionati di averla qui stasera perché Grazie. Lei rappresenta veramente un tassello straordinario di quella che è il patrimonio della nostra, della cultura della nostra canzone napoletana. Io vado e non solo anche come grande attrice, anche grande attrice. Sono passata al teatro con il mio primo maestro, è stato il grande Edoardo Di Filippo. Lo sappiamo. Il maestra di vita, la signora Ackerman. Mi ricordi bellissimi, certo. Il teatro San Ferdinando, con certo. La Scarpettiano, con Edoardo. E io vado per oltre 55 anni di carriera. Intanto lo dico a chi fa il teatro. Rispettiamo, amiamo il teatro. Fosse anche un buco dove c'è scritto teatro, io mi inchino. Vengo da qui la scuola, si chiama Edoardo Di Filippo, da qui mi inchino la lista, Di Filippo, Di Taranto, eccetera, eccetera. E quindi ho dato la vita per il teatro, lo amo, certo. E lo amerò sempre. Forse è stato il mio più grande amore, credo, della mia vita. Grazie per le splendide parole. Grazie. Un applauso per la signora Angela Luce. Eccoci qua. Grazie a lei, Angela Luce. Allora, siamo alle musiche. Insieme ad Angela Manassa, il testo Festa di compleanno, interpretato da Raffaele.